Tonight's the night. Questa notte è la notte. E stanotte accadrà, deve succedere, e accadrà ancora e ancora. Dexter Morgan è all'apparenza un ematologo forense per la polizia metropolitana di Miami che nasconde un terribile segreto. Egli infatti è un serial killer molto particolare ed in questo video psicanalizzeremo la figura di Dexter e faremo un'analisi criminologica. Dexter è un serial killer particolare. Lui uccide solo coloro che se lo meritano, ossia altri serial killer. Ha infatti un codice morale, il codice di Harry, dal nome di suo padre. Un bravo poliziotto che però rimase deluso dal fatto che molti criminali sfuggivano alla giustizia e tornavano ad uccidere. Andavano fermati in qualche modo. Inoltre Dexter presentava i sintomi di un futuro serial killer. Da piccolo non provava emozioni, faticava a socializzare, aveva un forte impulso violento verso gli animali, uccidendone diversi e seppellendoli. Harry capì che questo processo non si poteva fermare, che suo figlio un giorno avrebbe avuto fame di qualcosa di più e per questo ha deciso di canalizzare tale violenza verso un fine etico, uccidere solo altri serial killer, un killer dei killer, che in questo modo fa un servizio pubblico, perché uccidendo un killer che avrebbe ucciso 10 persone ne ha di fatto salvate 9 vite. Il codice di Harry serve anche ad impedire che Dexter si faccia scoprire, infatti Dexter è il serial killer perfetto, non lascia impronte, imballa tutta la stanza e fa avvolgere la vittima nella plastica, raccoglie tutto in buste chiuse e le getta in mare, studia la propria vittima per giorni con attenzione, soprattutto raccoglie numerose prove prima di metterla in un rituale quasi religioso. Vediamo come il codice di Harry rappresenta chiaramente il suo periodo di Dexter, che guarda caso è imposto dalla figura paterna come sostenuto da Freud, invece il suo Dark Passenger è il suo S, i suoi impulsi incontrollabili, il suo desiderio di uccidere. Dexter invece è l'io, che deve barcamenarsi fra i due e bilanciarli. E attenzione, Dexter non soffre di bipolarismo né di doppia personalità, il suo umore è regolare nella sua forma fisiologica e il Dark Passenger non è una seconda personalità, è il suo subconscio, non può prendere il controllo. Non è la sua identità ad essere frantumata, ma la sua psiche. Dexter è un serial killer, un ematologo, un fidanzato, un fratello, un padre, ma chi di loro è veramente Dexter? Uno, centomila e nessuno. Come dice lui stesso, dentro si sente vuoto in mezzo a questi mille riflessi. Nel primo libro, da cui tratta la prima stagione, il Dark Passenger viene chiamato Moloch e assume dei connotati quasi di possessione demoniaca, e infatti il libro si intitola Dexter, la mano sinistra di Dio, che è un riferimento alla teologia ebraica. La mano sinistra è quella paragonata al bisturi di un chirurgo, quella che deve fare il taglio di precisione, il sacrificio necessario, mentre Dexter rappresenta destro, quasi a simboleggiare la contrapposizione fra le due cose, il male di Moloch messo al servizio del bene. Da fiero proprietario del dizionario dei serial killer, ho esaminato la figura di Dexter, che risulta un killer da manuale, paragona il suo primo omicidio al primo atto sessuale, una penetrazione maldestra ed emozionante, ha un grande bisogno di controllare la sua situazione, che tutto vada secondo i piani, ha un vero feticismo per il sangue, e come vedremo fra poco, in tutto lo show viene colto una sola volta da rabbia incontrollabile, e durante quell'occasione perde il controllo e il suo omicidio è disordinato, poco controllato, mentre di solito lui è un killer di tipo organizzato, preciso, quasi manicale, metodico, pianificato e come molti serial killer utilizza la simpatia e il fascino per attrarre le vittime e conoscerle meglio. Dato che lavora nella polizia sa quali trucchi usare, segue le indagini, così può anche depistarli, e segue i media. Uno degli errori tipici di questi show è mostrare i serial killer come molto intelligenti, quando di solito questi hanno un quoziente intellettivo di 89 in media. Quello di Dexter potremmo definirlo un modello sociopatico ad alto funzionamento. Dexter, come molti serial killer, cerca l'approvazione costante della figura paterna in modo ossessivo e questa famiglia plasma il modo di rapportarsi alla società, perché la famiglia è una proto-società, come disse Harry a Dexter da piccolo quando lui non sorrideva per le foto. Essere parte di una famiglia significa sorridere alle foto anche quando non ti va, cosa che io stesso non ho mai sopportato, fra parentesi, e questo sarà il modello che Dexter avrà da grande, ossia un modello di finzione, di nascondimento. Il modello familiare di Dexter delinea una fase anale che non è stata superata, una fase in cui è fondamentale la figura genitoriale e che gestisce il modo di comportarsi e di capire cosa è proibito e cosa no. Quindi la fase genitale è stata compromessa, proprio quella che determina il nostro relazionarci con gli altri. Qui c'è da fare una doppia discussione etica. Dexter è colpevole o innocente per quello che fa? Dexter non sceglie di essere un serial killer, non uccide per odio, o almeno quasi mai, ha un istinto simile alla fame o alla sete, non può farne a meno, inizia ad avere stress e problemi fisici se non si sfoga uccidendo qualcuno. Lui è nato così. Molti ricercatori hanno correlato fattori genetici e ormonali alla nascita dei serial killer. Nell'ottava stagione ci viene spiegato il ruolo della corteccia insulare anteriore nell'empatia, che in lui è più piccola. Quindi qualcuno potrebbe dire che Dexter non ha scelta, egli è vittima della sua natura, ma si parla anche di
nurture. Dexter è cresciuto in un certo contesto familiare e sociale. Forse è stato quello a plasmarlo in questo modo. Forse Harry avrebbe dovuto lasciarlo in una clinica. Forse i suoi traumi infantili, di cui parleremo fra poco, sono la causa. È interessante notare che Dexter dice di essere incapace di provare emozioni, però riesce a prendere delle ottime decisioni. Il che, secondo Damasio, è impossibile, dato che le emozioni sono fondamentali nel nostro processo decisionale e nel ragionamento logico. Quindi, evidentemente, Dexter non blocca tutte le emozioni, e infatti, nel corso della serie scopriremo che qualcosa sotto c'è. Una cosa è certa: Dexter non è uno psicopatico, ossia una persona che perde il senso della realtà. Dexter sa cosa è giusto e sbagliato, conosce le conseguenze delle sue azioni e può rifiutarsi di uccidere. Quindi, la sua malattia mentale in molti stati non sarebbe considerata un attenuante. Egli è anzi un sociopatico, ossia disturbo antisociale della personalità. Comprende la realtà, è capace di formare qualche relazione. Eppure lo show riesce a farti tifare per un serial killer, empatizzare con quest'uomo che non prova emozioni. Vuoi perché il suo è un modo sanguinario di fare giustizia? Vuoi perché cerca timidamente di relazionarsi con il prossimo e vivere una vita normale? Dexter è un antieroe, un protagonista che non rientra nei nostri canoni di moralità. Perché ci piacciono così tanto i serial killer? La risposta è da ritrovarsi nella filosofia dell'arte e nella psicologia. La prima, infatti, sin da Aristotele, ci spiega la catarsi. I greci guardavano spesso opere piene di violenze, atti crudi, e questo era un modo per esorcizzarle, per estirparle, quindi superarle. Noi, guardando Dexter, è come se raccogliessimo a nostra volta un trofeo. Abbiamo superato il mostro. La seconda ci spiega che sotto sotto siamo noi stessi violenti, ma non possiamo attuare questa violenza. Guardando Dexter possiamo immedesimarci in qualcuno che non deve seguire le regole, quindi possiamo sublimare tale violenza nello show. E in questa vita normale, come dice la psicologia, la violenza viene sublimata, ossia la furia omicida viene canalizzata in gesti quotidiani. Questo si vede già dalla sigla: come ammazza una mosca, come tira i lacci delle scarpe quasi stesse strangolando qualcuno, come affetta l'arancia. In tutti questi piccoli gesti si nasconde una violenza inconscia, a testimonianza del fatto che i serial killer sono persone come tutte le altre, con famiglie, lavori insospettabili fino a quando non succede la tragedia. Potrebbero essere anche i vostri amici o parenti, e voi non capireste mai che quel modo di tagliare la carne nasconde un desiderio nascosto di uccidere qualcuno. Quella che lo psichiatra Checkley definiva la maschera della sanità, che è tipico di sociopatici come Dexter: nascondersi bene e anzi essere ottimi manipolatori. La seconda discussione etica è: Dexter è nel giusto o è malvagio? E c'è da fare una premessa enorme. Di solito in queste cose si mette la morale kantiana contro la morale utilitarista, con la solita favoletta che nella morale utilitarista bisogna cercare di massimizzare il bene per più persone possibili, e quindi il fine giustifica sempre i mezzi, il bene superiore della massa sopra il sacrificio del singolo, mentre in quella kantiana vale il diritto di ogni singolo uomo e non si guarda agli effetti dell'azione, ma alla giustezza dell'azione stessa. Il tipico esempio che si fa è: secondo Kant non bisogna mentire ai nazisti quando questi vengono a cercare gli ebrei che stai nascondendo, perché mentire è sbagliato a priori e bla 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 bla. Ragazzi, quello che sto per dirvi è una cosa che vi spiego fra di noi, come se fossimo a chiacchierare di presenza in confidenza, quindi tenetevela per voi. Se un professore ve lo dovesse chiedere, purtroppo dovrete ripetergli la solita filastrocca. Questo paragone dualista è una cagata pazzesca. Utilitarismo e kantismo in realtà non sono in contrapposizione, o almeno non necessariamente. Ora, l'utilitarismo è quella teoria etica secondo cui è giusto ciò che massimizza il bene utile per ogni persona, o, nel caso in cui si debba fare una scelta, per più persone possibili. Se sei in dubbio su cosa sia giusto fare, chiediti: dopo che l'ho fatto, come starà la gente? Che effetto farò? Quella con gli effetti più positivi è la migliore. Ad esempio, fra il dover sparare ad un rapitore che minaccia di uccidere due bambine o non fargli nulla e lasciarlo fare, quale delle due eventi causano maggiore danno? Ovviamente il secondo, due vite contro una. È il classico trolley problem. Un utilitarista sceglie sempre di salvare più persone possibili, tanto ci sarà comunque un tot che morirà, purtroppo. L'etica kantiana si basa sostanzialmente su due massime. La prima è di agire come se l'azione dovesse diventare una norma universale, ossia dobbiamo chiederci: se questa azione la facessero tutti quanti, il mondo come sarebbe? Ad esempio, sono in ritardo per il lavoro, però dover attraversare col rosso, cosa è più giusto fare? Se tutti attraversassero col rosso, il mondo sarebbe un caos, quindi la cosa giusta è rispettare il semaforo. La seconda massima è trattare gli umani come fine, non come mezzo. Insomma, dobbiamo trattare gli uomini come esseri pensanti, con i loro desideri e diritti, quindi non possiamo sfruttarli come oggetti, ma dobbiamo rispettare la loro volontà. Ebbene, si vede chiaramente come l'utilitarismo e il kantismo in realtà non solo hanno tantissimo in comune, entrambe infatti sono due teorie di etica oggettiva, ossia un'etica che vale per tutti, a prescindere da sesso, razza, etnia, religione e credo, e vogliono un'etica che non sia basata sulla cultura,
cultura, sullo Stato, sulla religione, sul desiderio o su altre cose contingenti, ma una sola etica, universale, logica, a cui ogni uomo può arrivare. Ma notiamo anche che non sono per nulla in contraddizione, infatti non è affatto vero che per un kantiano non sono importanti le conseguenze, perché la prima massima richiede proprio questo: guarda l'azione che stai compiendo, se la facessero tutti, il mondo avrebbe un bene maggiore? Stai ottenendo un utile per il mondo e al tempo stesso per l'utilitarista non è vero che vengono trattati gli umani come oggetti, infatti se vuole massimizzare il bene allora dovrà rispettare ovviamente i diritti umani che sono alla base di ogni bene e dovrà ovviamente tenere conto del bene universale di tutta l'umanità. Un kantiano se dovesse risolvere il trolley problem penserà: se tutti quanti scegliessero di salvare più persone possibili come sarebbe il mondo? E si renderà conto che il mondo sarà ovviamente migliore in quello in cui se ne salvano il più possibile e ne muoiono di meno. Un kantiano a cui chiedi se tutti quanti mentissero i nazisti per salvare gli ebrei dirà che quello è il mondo migliore di uno in cui invece la dittatura continua indisturbata. Insomma, non è vero che i kantiani non guardano le circostanze e non è vero che gli utilitaristi non rispettano i diritti fondamentali dell'umanità. E in descrizione vi lascio il link di un paper di ricerca filosofica che mostra tutta la bibliografia di numerosi professori, autori, ricercatori che come me da tempo dicono che questa visione dicotomica di utilitarismo versus kantismo è in realtà errata e fallace ed una persona può benissimo essere sia kantiana sia utilitaristica. Ma ovviamente se un professore di filosofia ve lo chiede e voi sapete che non incoraggia molto di uscire dal tracciato, dovrete ripetergli la solita filastrocca. Ebbene, secondo l'utilitarismo e il kantismo, Dexter è buono o cattivo? Ad un'occhiata superficiale Dexter potrebbe sembrare buono perché uccide dei serial killer che altrimenti avrebbero ucciso persone, quindi una vita perduta ma molte guadagnate. E kantianamente, se tutti quanti uccidessero i serial killer piuttosto che lasciarli andare, sarebbe un mondo con meno morti, no? Ma in realtà esiste una terza scelta ancora più civile, senza alcuna morte necessaria, la via della legge. Quei serial killer potevano essere arrestati e quindi imprigionati, nessuna vittima morirà, ma neanche si dovranno uccidere dei criminali che possono essere invece puniti, rieducati o curati se necessario. Questa è la scelta più giusta. Kantianamente, se tutti facessero come Dexter, saremmo nel Far West, ognuno che ammazza chiunque facendosi giustizia da solo. Utilitaristicamente, Dexter non fa la scelta più buona. Qualcuno potrebbe dire, però molti killer sfuggono al sistema giudiziario, quelli tornano ad uccidere nelle strade, non è meglio ucciderli? Il punto però è che Dexter spesso e volentieri ostacola la legge per avere i suoi killer. Quando si rende conto che un killer è traccato dalla polizia, cerca di trovarlo prima di loro, impedendo quindi l'esito migliore o addirittura depistando la polizia, quindi Dexter a volte ha ostacolato la giustizia. Inoltre dobbiamo renderci conto che la giustizia esiste per un motivo, perché è oggettiva. Noi abbiamo delle leggi votate democraticamente, rispettate da una magistratura che studia anni per interpretarle, e poi c'è una giuria, con persone scelte in modo variegato, prove, arringhe di avvocati, in modo che tutto quello che c'è da analizzare da ambo i lati sia necessario e analizzato, in modo che il giudizio sia più oggettivo possibile. Dexter è una sola persona, per quanto sia meticoloso e raccolga molte prove, lui è solo un umano e può sbagliare, e anzi in un episodio sbaglia e ammazza un innocente. Certo, anche la giustizia a volte si sbaglia, ma è più difficile quando tutto non dipende da una sola persona. E si potrebbe parlare delle motivazioni dietro la sua azione. Lui uccide per piacere, non certo per giustizia. Lui cerca un killer perché ne ha bisogno, non per proteggere l'umanità. Quella è la ragione etica secondaria, è un modo di, psicologicamente parlando, razionalizzare, ossia prendere un'azione immorale, data dai bisogni, e ricoprirla di una ragione costruita che la rende legittima per il superio. Un po' come gli evasori fiscali, milionari, che dicono però lo Stato non usa bene le mie tasse, per sentirsi meglio. Se un giorno finissero i serial killer, Dexter che cosa farà? E se scruterai l'abisso, anche l'abisso scruterà te. Dexter uccide i mostri, ma è lui stesso un serial killer. Ha un codice morale, ma il suo atto è e resta un omicidio, non è diverso, pur essendo meno sbagliato. Su questo torneremo dopo. Bisogna inoltre considerare che gli assassini sono comunque esseri umani e hanno comunque dei diritti. Dexter li spoglia di tale diritti, addirittura lui li allontana dalla giustizia che lo Stato gli garantisce e li uccide, in modo anche abbastanza doloroso e violento. Non hanno diritto a delle ultime volontà, a comunicare con i parenti, una morte almeno rapida. Una società si basa sul concetto che tutti hanno gli stessi diritti, sempre, nessuna eccezione, perché se iniziamo a dire che per alcuni ci sono meno diritti, allora tutti inizieranno a trattare gli altri come uomini di serie B e si crea il caos. Dexter dunque sta facendo una cosa moralmente sbagliata, ma ciò che sta facendo comunque non è del tutto antietico. Lui ha un istinto omicida, non ne può fare a meno. O si fa catturare oppure ammazza la gente. E visto che ha scelto di non farsi catturare, ha comunque almeno deciso di uccidere persone in modo che comunque vi sia un mondo migliore. Intendiamoci, un mondo senza Dexter è un mondo peggiore, un mondo in cui i criminali sono catturati però è ancora migliore.
Dexter almeno sceglie bene le sue vittime, salva numerose vittime di quei serial killer ed è controllato. Inoltre sta facendo un male ma, come ho detto prima, lo pone al servizio del bene il più possibile. Rispetto per esempio a Frank Underwood di House of Cards, che commette un sacco di azioni malvagie pure lui, ma nel suo caso non lo fa per una buona causa e non produce bene nel mondo, lo fa soltanto per se stesso. Walter White invece fa tutto questo per un buon fine, ma utilitaristicamente è orribile, dato che per salvare 3 persone dalla fame ha causato morte di centinaia di persone e la dipendenza di decine di migliaia, rovinando chissà quante famiglie solo per salvare la sua. Inoltre non si fa molti scrupoli a differenza di Dexter. Diciamo che una figura di mezzo fra i due è Michele Corleone del Padrino, che ha un codice morale rigido, che vuole proteggere la sua famiglia e che nel suo impero criminale almeno elimina gli altri criminali. Dunque, di tutti gli antieroi, ossia i protagonisti che fanno del male, Dexter è sicuramente il più buono di tutti, l'unico che effettivamente sta facendo più bene che male. Lui è un Kira che non si è fatto prendere dal complesso di messia e che uccide soltanto serial killer. Sarebbe meglio se fosse diventato un grande detective dopo essersi fatto curare, ma per quello che fa comunque è un personaggio etico, più etico di tutti questi che abbiamo citato prima, che però consideriamo normali, mentre lui è il malato, non è ironico? Dexter rappresenta il profilo tipico di un serial killer. Come molti criminologi hanno evidenziato, un trauma infantile, l'assenza di una figura genitoriale adeguata è la principale causa di violenza. Infatti Dexter da piccolo ha assistito all'omicidio brutale di sua madre, rimanendo immerso nel suo sangue per diverse ore, e non è dunque un caso che ora sia un ematologo, sia qualcuno che studia la forma del sangue, i tipi di caduta, la velocità, la direzione, usando la trigonometria sugli angoli. Lui analizza il sangue, lo studia, tratta il sangue come un'opera d'arte astratta, che appende addirittura ai muri, quasi come se gli desse catarsi. Con il sangue ricostruisce una storia esattamente come il suo inconscio vorrebbe ricostruire la sua vita, ed è anche un killer ossessionato dal sangue, che colleziona appunto campioni delle sue vittime come un trofeo, un modo inconscio per tenere vicina la madre che ha perduto. Il sangue contiene il DNA umano, contiene gli ormoni, i fattori che ci rendono quello che siamo. Di fatto lui colleziona l'essenza, l'anima delle sue vittime, e come diceva Freud sui chirurghi, sono macellai mancati. Nella prima stagione vediamo come uno strano serial killer lascia dei corpi senza sangue, che quindi lasciano Dexter sgomentato, senza lavoro. Questo killer sembra conoscere Dexter, gli lascia numerosi messaggi criptati, è lui ad immergere Dexter in un bagno di sangue facendogli riscoprire la morte della madre. Vi ricordate quando ho detto che il desiderio di uccidere era inconscio? Ebbene, il subconscio, ossia la causa di questo desiderio, quella nascosta, è appunto la morte della madre, che Dexter, in un meccanismo di difesa, ha represso. Dexter persegue le sue indagini, abile nel trovare il serial killer, poiché anche lui è un serial killer, nonché uno studente di medicina che ha imparato le arti marziali. Oddio. Ed è durante questa prima stagione che nasce uno dei meme più popolari dell'internet, quando il sergente Dox lo becca ad indagare e gli dice "Surprise, motherfucker!" arrivando infine a capire che il serial killer è suo fratello Brian, che non venne adottato poiché è troppo grande, anzi mandato in un centro di riabilitazione. Come molti killer ha sviluppato il feticismo del parzialismo, è attratto dagli amputati, a cui ama dipingere le dita con lo stesso colore delle unghie della madre. Brian vorrebbe che Dexter diventasse la sua nuova famiglia, una famiglia di killer, tentandolo di uccidere Debra. E ora Dexter deve affrontare Moloch, deve fare una scelta fra le sue due nature, e sceglie la sorella Debra, uccidendo Brian, che gli dice "Nessuno ti capirà come me", e Dexter sussurra "Lo so". Ha appena fatto la scelta, che è l'inizio del suo cammino, una scelta di umanità. Nel prossimo episodio continueremo con l'analizzare le altre stagioni e la spiegazione del finale di Dexter. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di mettere mi piace, di iscriverti a questo canale e di visitare la pagina Facebook, il profilo Twitter e il canale Telegram. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ci vediamo al prossimo video.